qui passiamo a un match davvero molto importante, perché quest'ultima edizione di WWF inizia veramente con il botto, con il match per il titolo intercontinentale, rematch da SummerSlam. E immediatamente Callino vuole sfruttare questo suo altro match, dopo che ha fatto veramente un pessimo, ha raggiunto un pessimo fallimento a SummerSlam. Oggi single match di Burchieri, il campione, contro Callino. Abbiamo Callino, un Callino che ha perso a SummerSlam, ma che oggi vuole trovare il trionfo e il titolo intercontinentale per la prima volta nella sua carriera. Un'edizione di WWF, l'ultima, come detto, qui a Portland, in Oregon. La 134esima chiuderà subito le scene. Burchieri subito a chiudere! Incredibile! Uno! Voleva fare un altro traguardo incredibile di Burchieri. Battere in meno di 9 secondi Callino. Ancora! Stavolta Callino lo va a prendere. Powerbomb! Sul Salvatore. Subito un match a 5 stelle, ragazzi, inizia la stragrande questo title match, mentre dopo vedremo l'annuncio da parte di Remo. A quanto pare Remo a SummerSlam ha detto, dopo il match con Barry Leonard vinto da Barry grazie all'interferenza, però dobbiamo dirlo, di MBD, ora bisogna vedere se le due sono combutta. E è arrivato Remo, massacrato Varia, e ha detto che lui merita un title match e che se lo prenderà, non lo chiederà, ma se lo prenderà. Callino quindi sta comportando molto bene su New Burchieri, che non riesce a reagire adesso. Attenzione che Callino è molto bravo dal paletto, lo sappiamo. Le sue migliori manovre sono quelle, leg lariat, ma anche e soprattutto la sua sorta di Stratus Faction, che è più un corner bulldog qui che una Stratus Faction. Ora attenzione qui New Burchieri, però springboard, rolling elbow drop, grande manovra, elbow smash, scusate, più elbow drop in questo caso. New Burchieri super cerca di reagire con la sua esperienza. Callino però molto bravo in questo frangente. Sono due atleti che insomma fanno parte della nuova generazione, perché se qui intanto New Burchieri e Callino entrano in collisione, New Burchieri ha la meglio, Callino è più piccoletto e quindi subisce un po' di più questi colpi. Però qui è molto intelligente, un poco esperto, diciamo la verità. Callino qui! Che fa? Straordinario match, ragazzi, per l'ultima edizione di WWF, veramente straordinario. Questa sarà l'ultima settimana della normale WWF, poi avremo WWF Rising Sun, la nuova era, e che era, ragazzi, sempre più moderna, sempre più straordinaria. Eh già, e ricordiamo, nella WWF c'è stato appena annunciato che ci sarà il licenziamento in diretta di MCW, e sarà il main event appunto il licenziamento, ragazzi, quindi ne vedremo delle belle. Con MCW che ha perso quindi a SummerSlam contro Alexander, un match che non era stato previsto, cioè il cui lottatore avversario di MCW non è stato previsto, però poi ha vinto Alexander, si è rifatto delle due sconfitte bruttissime, sia contro Bordieri nella TNF, dando poi l'origine a questa nuova WWF che nascerà appunto tra 7 giorni, poi tra se abbiamo tra precisamente tra 10 giorni, perché l'avremo giovedì. Posto di WWF normale. Quindi Burchieri lezione. Callino va a reagire con questo open uppercut. Però qui di Burchieri è molto bravo con questa front over DDT a stenderlo. Potrebbe chiudere il match, ma Callino sta vendendo cara la pelle. Abbiamo detto SummerSlam era un TLC match, era un conto. Qui un altro, quell'altro, Frankensteiner, Frankensteiner di Burchieri. È finita. 1, 2 e 3. Eh sì, come la previsione, anche stavolta Dio Burchieri va a vincere il match. Qui però Callino doveva fare qualcosa in più, non se l'aspettava questa Frankensteiner, non se l'aspettava. E quindi eccolo qua, Dio Burchieri che va a vincere. E cosa fa? Aiuta Callino, eh sì, grande senso di amicizia. Attenzione, no! Incredibile! Non ci voglio credere, Callino lo attacca! No!
Qui troviamo Callino che esulta, incredibile, ha attaccato Dubuchieri, quell'arbo dice di fermarsi, qui Callino non si fermerà, incredibile, corner Bulldog. Lo ha steso, questo è un chiaro messaggio, è un chiaro messaggio, sì, è un chiaro messaggio ai danni di Dubuchieri. Yourself a favor and go be a part of the longest running weekly episodic television show in history. He's left the ring. This could get interesting. One, two. Dalle immagini bruttissime di Callino che si trasforma in un vero demone. Quelle dell'ingresso di John Franzo del TWF General Manager. Il capo, il figlio del boss è qui e per lui sarà l'ultima edizione da General Manager, probabilmente, anche se non sapremo poi se quale sarà il General Manager nella WWF Rising Sun. Molti parlano di un Triple H General Manager, staremo a vedere, Sul pranzo dicono molti potrebbe anche tornare a lottare, però insomma ormai è dato l'addio e quindi non mi sembra più il caso. Sentiamo quindi le sue parole nell'ultima edizione in cui sarà General Manager. As you know this last edition, but I will be able to rise up like a phoenix. And just for this reason, I don't want any problems. And so tonight, Remo wants to announce his stupid things. I'm the General Manager until tonight, so I can still take important decisions for the future of this company. Remo, last night you said WBF doesn't deserve you because you're better than anyone in this arena, in this show, in the world. So come here, let's talk about it. È stato chiamato, convocato qui sul ring da John Pranzo, ha detto non ci sarà nessun annuncio da parte di Remo e quindi staremo a vedere se sarà veramente così, però Remo sta arrivando tutto baldanzoso dicendo beh ragazzi che mi è successo, cosa hanno detto, cosa ha detto John Pranzo, io non farò nessun annuncio, io lo farò come stasera. Che situazione ragazzi, in vista di WWF Rising Sun, un solo titolo sarà veramente dura per la dirigenza confrontarsi con tutti questi atleti che vorrebbero essere tutti in ambra contender. Pranzo, what are you saying? I deserve to be the number one contender for the WWF title, cause otherwise I leave this federation, I leave the WWF. Listen to me, I know you're excited, but you should ask Manchu. You should deserve that role since he was the number one contender. Unfortunately, things are changing now. Well, so I'll go to look for him, but be the number one contender. Attenzione, eccolo qui, non serve che Remo va a cercare Manchu, perché Manchu sta arrivando da Remo. Eccolo qui, number one contender. Hey, calm down, guy. You remember too many headlocks. Pranzo is right this time. Many things are changing now. I'm still here. So, do you want that role of number one contender? Yes, I know it's gonna be hard for you, but you'll face me and yourself. And if you win, you'll be the number one contender. Okay? You're wrong, but don't deny your words or you'll die, Paul Mancho. Take it easy. Remo, I'm ready for you. Incredibile dunque, è stato annunciato Remo contro Mancho, Elias Cell, per il posto di number of contender al titolo di WWF.